L'Istituto Galileo Galilei di Ostiglia in questi ultimi anni si è molto rinnovato, tanto negli indirizzi che nell'aspetto, insomma, e nella logistica, proprio nella gestione degli spazi. L'idea principale è quella di fornire un'offerta formativa all'avanguardia e infatti da quest'anno è partito anche il liceo quadriennale delle scienze applicate per la transizione ecologica e digitale. Siamo solo 27 scuole in tutta Italia che stiamo sperimentando questo indirizzo e soprattutto abbiamo arricchito ulteriormente gli spazi adatti ai laboratori e anche a quelle che sono le attività correlate all'offerta formativa per consolidare il nostro impianto tanto a livello di offerta didattica quanto al benessere per i nostri studenti. Come vedete alle mie spalle, ma poi vedrete anche nelle riprese ulteriori, l'istituto è stato ridisegnato per coltivare il benessere a scuola tanto dei dipendenti che dei nostri studenti, perché crediamo fortemente, la squadra del Galilei crede fortemente che uno degli elementi più importanti nell'apprendimento sia assolutamente l'ambiente, un ambiente sereno, accogliente, colorato, propositivo, che sia per gli studenti un ambiente da vivere appunto in maniera positiva. In questo ovviamente stiamo insistendo unitamente a quello che ovviamente il rifacimento dei nostri laboratori con l'atelier del cinema al centro della nostra scuola, ma anche con i laboratori di chimica, di fisica, di meccanica, il Fab Lab e tutto quello che insomma sostiene la nostra offerta formativa. Volevo anticipare ai genitori che verranno nelle giornate dell'Open Day, dell'orientamento e anche in tutti i giorni dell'anno, che per qualsiasi cosa gli uffici che sono alla mia sinistra sono a disposizione per qualsiasi esigenza, soprattutto lo sportello dell'ufficio didattica dove vi potrete rivolgere in qualsiasi momento, sia nelle giornate dell'Open Day che negli altri giorni. Il liceo TRED è un liceo di nuova concezione che si basa sulla collaborazione di aziende e università e scuole che hanno accettato questa sfida di preparare dei ragazzi per le competenze del futuro. Le competenze del futuro fanno riferimento alla transizione digitale e alla transizione ecologica, tra di loro coniugate. Nuovi contenuti, nuovi metodi, una didattica entusiasmante che crea motivazione nei ragazzi e anche finalizzata ad imparare un nuovo modo di affrontare l'ambiente e il digitale, non più come gioco, ma come investimento sul futuro. Siamo nel laboratorio di fisica del Galilei. In questo laboratorio vengono tutte le classi dell'istituto, sia del liceo che del tecnico, per fisica, ma anche meccanica e telecomunicazioni i ragazzi del tecnico. E vi vorremmo fare vedere alcuni dei prodotti realizzati l'anno scolastico scorso in un'attività che ha avuto una ricaduta di PCTO, nella quale sono entrate competenze di fisica, ma anche di fabbricazione digitale. Bene, al liceo delle scienze umane studiamo l'essere umano visto da quattro punti di vista diversi: quello della psicologia, della pedagogia, della sociologia e dell'antropologia. Nella psicologia studiamo la mente e il cuore dell'essere umano: la mente, la memoria, l'apprendimento, il linguaggio e il cuore. Studiamo le emozioni, la tristezza, la rabbia, quello che avvicina e quello che allontana gli esseri umani. E poi studiamo la pedagogia, che si focalizza sulla relazione educativa, cioè che cos'è che facilita l'apprendimento, che cos'è che allontana docente e studente, che cos'è che invece li avvicina e rende migliore la quotidianità in classe. Poi studiamo l'antropologia, che è il nostro modo di essere umani, di fare cultura. Noi siamo gli unici a produrre cultura in modo intenzionale, questo che poi ci differenzia anche dalle altre specie animali. E poi infine abbiamo la sociologia, studiamo l'essere umano nei suoi fenomeni sociali e di gruppo.
Allora, la biblioteca è uno spazio terzo molto importante nel nostro istituto che consente ai ragazzi di avere un luogo dove studiare, dove incontrarsi, dove leggere, dove prendere a prestito dei libri. Ed è un luogo in cui i ragazzi si incontrano anche per realizzare dei progetti molto importanti che danno loro la possibilità di collaborare e di entrare in sinergia. Progetti storici della nostra scuola sono il giornalino di istituto, il Galilei Times e i gruppi di lettura. Periodicamente i ragazzi di diverse classi, quindi attraverso dei progetti che sono trasversali, si incontrano per mettere a frutto e mostrare tutte le loro competenze e talenti. Vi presento il percorso linguistico del liceo Galilei di Ostiglia. Un liceo che dà la possibilità ai nostri alunni di poter studiare 4 lingue straniere, la prima lingua la lingua inglese, la seconda lingua la lingua spagnola e le terze lingue tedesco e francese. Un percorso di studi che dà tante possibilità ai nostri studenti, possibilità anche extracurriculari. Sono presenti infatti nel nostro piano extracurriculare progetti Erasmus, certificazioni linguistiche, viaggi studi all'estero, che sono tutte iniziative che vanno ad arricchire il curriculum del nostro studente che decide di frequentare questo percorso, che è appunto il percorso linguistico. Ecco, uno degli aspetti poi che vengono curati all'interno del nostro istituto è anche quello dell'inclusione. Io da quest'anno risulto essere appunto funzione strumentale di questo ambito. Inclusione significa naturalmente garantire a tutti i ragazzi un'adeguata attenzione, in particolare ai ragazzi disabili che già da alcuni anni stanno anche aumentando di numero all'interno del nostro istituto e accanto ai ragazzi disabili, quelli che vengono definiti DSA, i ragazzi con disturbi specifici di apprendimento e i BES nel loro insieme, in particolare ragazzi di provenienza, ragazzi che provengono da paesi stranieri e che hanno necessità di un adeguato supporto linguistico, quindi abbiamo ore di alfabetizzazione e da un anno a questa parte anche una collaborazione con il CPA di Mantova. Quindi un ambiente che vuole essere quindi il più possibile accogliente anche in questo ambito. Vi presento l'indirizzo tecnico dell'Istituto Galilei. L'indirizzo tecnico è costituito da 3 componenti. Una prima componente che è la parte meccatronica. Poi abbiamo la parte informatica e la parte ex geometri che adesso si chiama costruzioni ambiente territorio. Una delle caratteristiche del tecnico è quella di avere una prevalenza nell'uso dei laboratori. Cioè viene affiancata un'importante parte teorica a una parte laboratoriale, che si va a strutturare in maniera diversa in base all'indirizzo. Cioè, qui siamo per esempio adesso nella parte di disegno per quanto riguarda l'indirizzo meccatronico, quindi si usano i computer per fare il disegno tecnico. Lo stesso laboratorio verrà utilizzato anche nella parte di geometri, degli ex geometri, costruzione ambiente e territorio, adesso si chiama, per fare sempre il disegno tecnico per quanto riguarda la parte edile e anche per quanto riguarda la parte informatica utilizzeranno il laboratorio di informatica per andare a lavorare sulla programmazione. In chiusura vi ricordiamo che l'Istituto Galilei è in piena attività di orientamento, potete sia esperire le attività didattiche con il Vivi Galilei la mattina ma anche il pomeriggio, venire a visitarci con le vostre famiglie, con i vostri compagni, la scuola è aperta e vi aspetta. Tutte le informazioni li trovate sul sito della scuola www.galileiostiglia.edu.it ma anche sui nostri canali social Facebook e Instagram. Thank you.